Gli onorevoli Giovan Battista Rusca e Antonio Antonini hanno consegnato ai campioni del mondo di fuoribordo, Serbelloni e Dall'Orto due messaggi d'amicizia per il sindaco di Venezia. Sempre per via d'acqua i messaggeri, attraverso Verbano, Ticino e Po, giungono nella città dei Dogi, vincendo inoltre la corsa Pavia-Venezia. Importante e lieto presagio d'avvenire per Locarno e il Ticino, l'inoppugnabile dimostrazione della realtà del progetto di idrovia Locarno-Venezia. Il Giro d'Italia, il Giro degli Svizzeri, è entrato sul nostro suolo e sul Bernina il colle più alto. Koblet va di concerto con Clerici e Clerici è dall'Aquila l'Aquila del Giro. È questa purtroppo la tappa dell'omertà letargica e antisportiva. Soltanto Ugo strappa le consegne, se ne va nella discesa e vince a San Moritz. È ora secondo in classifica generale. L'ultima tappa non riserverà sorpresa alcuna. Compatto rimane il plotone nell'Engadina e in Bregaglia. Fausto Coppi passa per primo sul già famoso Ghisallo. Carlo, Ugo e gli altri rossocrociati sono raggruppati nel plotone. Ci si avvicina a Milano al favoloso Vigorelli, dove Van Steenbergen vince l'ultima volata. E Clerici suggella nell'abbraccio la conquistata e meritata vittoria.